Un saluto a tutti i lettori di HD Blog da Adam MJ. Oggi parleremo nuovamente di gaming, mostrandovi uno shooter spaziale uscito da qualche giorno. Parliamo di Star Horizon, titolo di Tabasco Interactive. Dunque, si diceva uno shooter decisamente semplice come struttura, ma caratterizzato da una grafica decisamente definita e valida. Un gioco che verrà sicuramente apprezzato da tutti gli amanti di Guerre Stellari per l'atmosfera che regala, pur non c'entrando nulla ovviamente col celebre franchising. Diamo come sempre uno sguardo rapidissimo alle impostazioni. Ovviamente nella sezione sound potremo modificare i volumi di musica, effetti e delle voci. Nel language potremo selezionare la lingua, ovviamente il titolo, come potete vedere, non è stato tradotto in italiano. Nella sezione game potremo selezionare il controllo per poterlo spostare dalla parte sinistra o destra, ad esempio una funzione utile per i mancini. Niente più di tutto questo. Andiamo quindi ad avviare il gioco e vediamo un attimo la tipologia di controlli e come funziona la storyline di Star Horizon. Titolo semplice, livelli a difficoltà progressiva e semplice anche nella difficoltà globale del gioco. Si può terminare in circa 2 ore e non presenta particolare difficoltà. Questo è un po' un contro del titolo. Andiamo quindi a provare una missione con controlli normali. Vi anticipiamo che il titolo supporta anche i controller MFI, per cui breve test anche con joypad PS3. Grande dettaglio grafico, come si diceva. Le armi a disposizione con questa navetta sono 3, abbiamo le celebri gun e 2 tipologie di missili. Tutte le attrezzature, tutti gli equipaggiamenti saranno upgradabili, quindi si potrà migliorare la potenza, aumentare i cannoni di numero e anche cambiare navicella attraverso lo store. Non ci sono acquisti in app ovviamente, ma parliamo di uno store interno che grazie al superamento dei livelli ci consentirà di guadagnare moneta locale ed acquistare potenziamenti. Il nostro obiettivo è difendere la nave madre. Allora, il titolo è molto limitante per quanto riguarda le capacità di movimento. Infatti, come potete vedere, la navicella è guidata in modo automatico. Noi potremo, come una sorta di afterburner spaziale, muoverci nella rotta prestabilita, sparare ai nemici ovviamente e eseguire tramite gesture swipe laterale rapida una sorta di mossa adatta per schivare colpi nemici. In realtà è molto movimentato il gioco, ma non è così difficile schivare i colpi degli avversari. Questo rende il titolo molto semplice. Inoltre, i potenziamenti disponibili faranno in modo che i livelli possano essere superati senza grosse difficoltà. Di per sé è un titolo molto divertente, peccato per la scarsa longevità. Come abbiamo detto, in un paio di ore il Star Horizon è tranquillamente terminabile. Abbiamo connesso il nostro controller, saltiamo la parte in cui vengono introdotte le missioni, spiegato il da farsi, e vediamo come si comporta. Joypad PS3, come abbiamo detto. Allora, vediamo subito che con la leva analogica a sinistra è possibile muoversi, mentre per eseguire le schivate, che con i controlli touch eseguivamo con gesture swipe, basterà schiacciare R1, quindi il dorsale destro superiore, e utilizzare sempre il pad analogico. I tasti sono configurati in modo che X, nel caso del pad PS3, funga da mitragliatore, mentre cerchio e quadrato per i restanti tipi di armi, quindi i missili. I controlli touch sono decisamente ben ottimizzati, quindi in questo titolo non si sente l'esigenza dell'utilizzo di un controller esterno. In più, i comandi molto limitati non prevedono appunto grosse difficoltà. Non dovremo muoverci liberamente all'interno dello spazio, di conseguenza un pad è utilizzabile ovviamente se proprio ne sentiamo l'esigenza, ma si può tranquillamente giocare senza controller esterno. Dunque, questo è Star Horizon. Chiudiamo la recensione dicendo pro e contro. Come abbiamo detto, grafica davvero ottima. Contro, è davvero facile, non si incontrano grosse difficoltà e muovendo l'astronave un po' a casaccio si riescono ad evitare la maggior parte dei pericoli. Star Horizon è comunque un titolo divertente che può regalare
un bel po' di divertimento agli amanti del genere. Ricordiamo, acquistabile da App Store a 3,59€. Per questa videoprova è tutto, Adam MJ vi saluta e ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti!